Allora, si riparte dopo un pareggio e lascia forse la mano in bocca. Ma la mano in bocca perché abbiamo avuto verso il finale qualche occasione per poter portare a casa i 3 punti, però è anche vero che abbiamo in qualche occasione rischiato anche di prendere gol nel primo tempo e un calcio d'angolo nel secondo tempo, per cui penso un pareggio giusto. Certo, far gol nel finale ci avrebbe permesso di portare a casa altri 3 punti, però siamo all'inizio, va bene così. Forse non vi aspettavate un aggregasse così quadrato? No, sono stati molto aggressivi per il primo tempo e anche parte del secondo. Poi dopo, verso la fine del secondo tempo, hanno un po' calato il ritmo e noi siamo riusciti a venire un po' di più fuori. Però penso siano stati bravi anche gli avversari domenica. Hai detto che siamo ancora a un calcio che è possibile assimilare più ad un calcio d'agosto, però non credi che le partite di Team Gap abbiano un poco creato delle aspettative eccessive nei confronti della tifoseria da parte di questa squadra, con prestazioni di livello in un periodo dell'anno particolare che hanno obiezioni che costano con le Non lo so, cioè, sicuramente abbiamo fatto delle buone prestazioni in Team Cup, però questo non, cioè, era ancora più calcio d'agosto, per cui le partite erano particolari. Ecco. Adesso sono partite che contano, sono campionato, per cui sono molto più difficili. Però penso che comunque abbiamo fatto 2 partite, 4 punti, cioè, è vero che abbiamo giocato tutte e 2 in casa, però non per forza dobbiamo vincerle tutte in casa, quindi il pareggio di domenica, considerando anche le occasioni che hanno avuto loro, lo portiamo a casa sì con rammarico, però anche considerando un buon punto. Ecco. Il tecnico che ha fatto vedere le immagini prese dalla partita, con la gara cos'è che lo ha fatto arrabbiare della partita di domenica? Ma che rispetto al solito abbiamo concesso all'Akragas alcune palle per far gol, invece di solito ne concediamo veramente poche. E quindi abbiamo subito rivisto qualche situazione in modo da avere tutta la settimana a disposizione per poter metterci a posto. Pensi che sia una, così, se vogliamo andare a vedere la perfezione del gol, una questione di approccio alla partita, oppure non vi aspettavate che loro Ma no, cioè di approccio no, assolutamente, nel senso che anche rivedendo le immagini, il primo tempo, a parte qualche situazione, non è stato neanche così brutto come sembrava subito a caldo dopo la partita. Certo, a volte è da dare anche merito all'avversario, perché si sono presentati qua aggressivi, hanno corso tanto, per cui sicuramente certe difficoltà, oltre a dei nostri errori, ce l'hanno anche creati loro e quindi è stata brava anche l'Akragas. Noi sicuramente ci abbiamo messo del nostro in alcune occasioni, però è anche merito loro. Andrea, noi li conosciamo bene, conosciamo anche Caccetta, conosciamo un po' meno Fiordilino. Ce lo descrivi dopo questi primi mesi e ci dici se è possibile, ipotizzabile anche in certi casi l'utilizzo di un centrocampo a 3 con voi due, appunto Fiordilino? Ma non so, questo dovete chiederlo al mister, io sicuramente sì, nel senso che abbiamo un po' tutte e tre caratteristiche diverse, non siamo nessuno dei 3 uguali. Anche Luca è un ottimo giocatore, un bravissimo ragazzo che si mette a disposizione in tutti gli allenamenti e dal massimo, per cui, e si è fatto anche già trovare pronto, per cui sicuramente è un ragazzo però d'affidamento sicuro, che pian piano troverà i suoi spazi e sicuramente si farà trovare pronto. Nell'ultimo minuto c'è avuto il pallone d'oro. Cosa ti frullava per la testa? Quanta freddezza c'è voluta? Anche se poi no. No, quella punizione, infatti meno male che abbiamo ricominciato gli allenamenti, perché me la sognavo ancora. Era la punizione che, tra virgolette, uno sogna, perché al 94esimo, finita la partita, poter fare qualcosa, chiudere la partita,
Era troppo bello e purtroppo la forza è stata giusta perché ha passato la barriera giusta e avrebbe preso la porta giusta. Peccato che per un metro penso sia uscita. Perché la forza e la forza era proprio, l'avevo proprio presa giusta perché il portiere non si era proprio mosso. Peccato che ho sbagliato di un metro. No, secondo me ha girato, si è chiusa troppo ed è uscita fuori dal palo. Peccato. Eh sì, purtroppo ci sono queste difficoltà nel conoscere gli avversari perché Messina ha fatto la prima partita. Per cui, vabbè, noi pensiamo a noi stessi e cerchiamo di lavorare su di noi e di andare a Messina per fare un'ottima partita. Ma sì, è ufficiale Catania? Sì, pensiamo al Messina, poi dopo prepareremo l'altra partita col Catanzaro. Adesso pensiamo al Messina, che sicuramente sarà una partita difficile, che però è nelle nostre possibilità poter portare a casa punti. Sì, beh, ho visto le immagini della partita del Messina, però questo non so, si conoscerà poco degli avversari, però dobbiamo essere bravi a mettere in campo tutti i nostri valori che abbiamo dimostrato che possono essere importanti.